Salve a tutti ragazzi, sono io Mr. Tyke e oggi partiremo con un altro gameplay che ho deciso di effettuare con il gioco Ace of Spades, gioco che ho deciso di comprare quest'oggi in promozione su Steam a 3,99€ la versione base rispetto ai 7,99€, però ho deciso di prendere la versione completa con il pacco di San Valentino, come si chiama? San Valentine Extreme Kings, qualcosa del genere. Comunque con un pacco aggiuntivo costava 4,99€ invece di 11, e comunque è un pacco molto conveniente, quindi in totale ho pagato 4,99€ un pacco completo. E la grafica ricorda un po' quella di Minecraft, un po' mattoncini Lego, è una fusione diciamo di Enemy Territory o Call of Duty, diciamo, forse dico un po' troppo, insieme a Minecraft e questi giochini qui. Non vorrei confonderlo con Minecraft perché sono proprio due titoli completamente diversi. Io fino ad ora non ho proprio giocato, ho soltanto fatto le impostazioni per sistemare lo schermo e quindi diciamo iniziamo tutti e due insieme, tutti quanti insieme per vedere diciamo come funziona questo gioco. Non credo che farò una serie su questo, però almeno è un video dimostrativo. Facciamo seleziona partita, perché penso che partita veloce faccia partire una partita a caso, quindi facciamo seleziona partita. Ah, il gioco è totalmente multiplayer, almeno per il momento sembra che sia totalmente multiplayer. Sta caricando i server americani occidentali. Eccoli qui, ci sono parecchie modalità di gioco, più colline, VIP, cattura bandiera, zombie, io non so che tipo di giochi siano. Però mettiamoci qui in questo server che vediamo cosa ce ne sono. Ah no, andiamo qua, 14 su 16 colletti, così almeno aspettiamo che arrivi qualcuno, a meno che non so se bisogna aspettare o se vada bene, si possa già cominciare. Comunque molto simpatica l'immaginetta, collabora per eliminare la squadra nemica, quindi è semplicemente un gioco, una modalità normale. Poi mi dice, mi si è bloccato il mouse. Avvia, perfetto. Qua ci farà scegliere, farà selezionare tra le due squadre, perché sono le uniche che esistono, la squadra blu e la squadra verde. Adesso non so cosa sia questo numeretto qua di fianco, magari al momento mi sfugge, però per simpatia direi di andare nella squadra blu. O no? Sì, andiamo nella squadra. Allora qua adesso ci farà scegliere, ah bene, ho notato adesso che è in italiano, ci farà scegliere che ruolo intraprendere, comando, qua ci dice cosa sia di armi. Ecco le costruzioni che si possono effettuare, tiratore scelto, ma non piace, ecco, fa vedere anche un minimo anche prima. Pilota, bellissimo. E minatore. Let's hit 'em where they don't expect it. Ah, fa anche una vocina. A me diciamo mi ispira il minatore, però visto che è un po' più di armi, faremo il comando. Seleziona e siamo in gioco. This will leave a mark. Quindi si gioca con WASD normalmente. Mi sta laggando già un casino. Wow. Ah no, non mi sta laggando, mi va lento proprio l'omino. La mina lento, come cavolo si corre? Con shift, wow. Ah, no. Ah sì, con shift, però mi toglie un'arma. Sì, non mi sta laggando il gioco, però mi va lento l'omino. Dai, si schiaccia. Oh, si schiaccia due volte corre. Facciamo lo scoperto, vediamo un po' che sono. Cosa fa bene? Fa una mappa molto scassata, ecco lì. Wow. E ovviamente adesso devo imparare un pochettino come funziona. Vediamo un po' se troviamo dei verdi. Adesso non so perché mi vada così lento, ragazzi. Perché gli omini se gli altri si muovono bene, quindi non è lag. Però io scemo che non sono capace di andare. A chi spari? Che spari? Oh, ma posso cambiare l'arma? Pistola, bomba a mano, costruzioni, pala, una pistola. Tanto adesso mi sono subito, non lo so. È così diverso. Nascondere. Sì,
sì, non so come muovermi. Manco minuto a cosa? Ah, la fine della partita. Ah, sta vincendo i verdi. Non penso, perché alla fine ho detto che ci sono. Ah no, quello lì. Esplode. Ho fatto una bella fine, ecco la mia lapide. Vediamo un pochettino come si gioca. Io ancora non capisco che anche esplode. Io ancora non ho capito come. They won't get past me. Mi muovo lento, non riesco a capire perché. Come cavolo si correrà? Un altro tasto, facciamo altro. E posizioni, vediamo pulsanti, comandi. Avanti, indietro, a sinistra, muoviti furtivo con la V. Ah, ok, ok, hanno vinto i verdi, niente, è finito. È finito il match. Dai, su, proviamo. Ok, sta caricando un altro server, inserzione mappa Mayan Jungle. Boh, non lo so, come gioco mi sembra carino, devo soltanto imparare un pochettino come funziona, vabbè, ma come tutti i giochi ovviamente, adesso sto giocando tutti i verdi. Come tu. Oh, wow, c'è della Hans, la bazooka. Principale, sì. Facciamo un po' più alla Rambo, ecco. Come tutti i giochi, dicevo, bisogna imparare. Quindi facciamo un bel ESC. Stiamo guardando i comandi. Accucciati control, muoviti furtivo V, scatta Mayusk. Quindi Mayusk immagino che sia. Eh no, lupetta, no, deve essere lo shift Mayusk. Salta bella spaziatrice e spara il mouse. Slot inventario, chat di squadra, chat globale, visualizza mappa, punteggi. Ok, quindi teoricamente così deve correre. Infatti corro, però mi nascondo il fucile. Ecco lì un pilota. Ma secondo me questo rallentamento è dovuto all'arma che porta. Non so, gli altri si sono fatti. Che saltare? Io posso andare veramente a fare un po' di armi. Cosa c'è qua? Attenzione. Armi. E si mi dà adesso giro. Aspetta, dove è rotto? Sono i blu allora, cavolo, se mi sta sparando quell'altro. Sì, dai, sono blu, adesso mi sta facendo qua questo gioco, sono i blu allora, su dai. Abbiamo capito che sono i blu. Su, mi ricordo. Questo blocco. Un blocco. Sì, sono i blu, perfetto. E mi ha ammazzato di nuovo, e sono veramente un imbecille a giocare a sto gioco. Non ci mette troppo a sparare, ci mette veramente troppo. Ma nel frattempo fa anche dei buchi, vedi? Sono veramente una chiavica, sarà un po' impossibile. Io io non finisco il video fino a quando non ammazzano un verde. Ale, e fu così che il video durò 3-4 giorni.
Che al papacco bello fatto. Eccolo lì. Ale, l'ho ammazzato. Perfetto. Stiamo trippando. Ricarica. Siamo morti tutti e due, ci sono uccisi tutti e due. Va bene. Dai, ancora una. Una e poi. Tardo. Questo è fatto. Cioè, ci mette troppo. Io non avevo anche un'altra arma, però io mi ricordo che c'è un'altra. Ah, ma perché ne puoi scegliere solo una? Ma io come un cretino sono andato a prendere la virgola. Ecco, io voglio questa arma. Questa cos'è? Lancia granate triplo. Questo? Lancia granate. Ok, va bene, questo qua adesso non lo vedo. Ecco, muoio. Ok, perfetto. Con virgola si può cambiare il quadro. Comunque riniziare, tornare al menu dove se ne serve le armi. Perfetto. Torni a spawnato. Su, dai. Faccio un culo come una capanna con questo. Ho ammazzato un altro bello. Oh! Mamma mia, sembra tantissimo del lag, però non è lag perché gli altri si muovono bene. Un aereo la stupido, o una persona. No, sono io che muoio, ecco dove. Uff. Mamma mia! Il tuo ponte lo sto spaccando soltanto io praticamente. Guarda, ma sarà un verde con questo qua. Ma no. Questa è l'aria calda, eh. No, aria calda, aria. Basta. Adesso provo a sparare questo coso qui e via. Io non posso morire nei due secondi. Su, dai. Io non riesco a colpire, comunque devo fare impostazioni bene perché guarda come sto facendo bene il mouse. Bello il mouse. Ah! Un verde, uno stronzetto culo verde. Verde. Vi posso garantire che è un gioco che è in trippa dopo un po', eh? Adesso si vede male ma è in trippa. Dov'è? Dov'è? Basta! E sarà 8 volte che dico basta. Vedo che spara quelli come un deficiente, non vedo dove. Grafica cubica molto migliore perché comunque lagga pochissimo perché le texture sono veramente pietose, però adesso mi fa sparare a qualsiasi cosa che si muove. Ma sono io che sono. Mamma mia, dammi un verde. Dove sono? Sì che qua sono tutti quanti mega esperti a giocare di un nabone. Io per seguire te prima sono morto, eh. Adesso ti seguo. Ma non è che la ghiomina. Ale, no. Comunque un po' di sangue l'ha tirato via, quindi. Niente, sono morto anch'io. Niente,
disconnetti. Allora ragazzi, il gioco lo avete visto com'è. È un gioco che bisogna comunque perderci un po' di tempo per imparare le prime cose, le prime tattiche ovviamente, perché uno quando comincia a giocare alle spara tutto non è che sa subito tutto quanto, per imparare un po' di tattichine e via dicendo. È carino come gioco, è abbastanza economico e diciamo secondo me potrebbe avere anche del futuro, anche perché se non sbaglio ho sentito che c'è da un po' di tempo. Io l'ho conosciuto solo adesso su Steam. Mi avevano detto che se non sbaglio c'era anche una versione gratuita prima, ma questo non posso garantirlo. Io adesso l'ho visto, c'è soltanto se non sbaglio a pagamento e si connette automaticamente con l'account di Steam. E niente, come ripeto, veramente carino, ci perderò del tempo e poi magari potrei fare anche un altro video quando prendo un po' più la mano. Ora per il momento non vi porto più noie e vi ringrazio per la visione. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e se vi volete iscrivervi al canale sarà veramente un piacere. Grazie mille ancora per la visione, da Mr. Tyke è tutto. Ciao ragazzi!